Nel grembo di una madre ci sono due bambini. Il primo chiede al secondo: «Tu credi nella vita dopo il parto?» E il secondo: «Deve pure esserci qualcosa dopo la nascita. Probabilmente siamo qui a prepararci per quello che ci sarà dopo». «Stupidaggini», ribatte il primo. «Non c'è vita dopo la nascita. Che tipo di vita sarebbe?» E il secondo: «Non lo so, ma ci sarà più luce di dove siamo ora. Forse cammineremo con le nostre gambe e mangeremo con la bocca. Probabilmente avremo altre sensazioni che adesso non possiamo capire». Il primo fa: «Assurdo! Camminare è impossibile! Mangiare con le nostre bocche? Ridicolo! Il cordone ombelicale ci dà nutrimento e ciò di cui abbiamo bisogno, ma è così corto che la vita dopo la nascita è da escludere». Il secondo: «Io penso che ci sia qualcosa di diverso da qui. Forse non avremo più bisogno del cordone fisico». Il primo: «Fesserie! E se davvero c'è vita, perché nessuno è mai tornato indietro da lì? Il parto è la fine della vita, e dopo il parto non c'è nulla, solo oscurità, silenzio e oblio». «Beh, non so», fa il secondo, «ma certo incontreremo nostra madre che si prenderà cura di noi». E il primo: «Madre? Ma davvero credi nella madre? È ridicolo! Se la madre esiste, dov'è ora?» Il secondo gli risponde: «Lei è tutto intorno a noi. Noi siamo circondati da lei. Noi siamo suoi. È in lei che viviamo. Senza di lei il nostro mondo non ci sarebbe». E il primo: «Io non la vedo, perciò per me non esiste». E il secondo: «Qualche volta, se stai in silenzio e presti attenzione, puoi percepire la sua presenza. Puoi sentire la sua voce amorevole che ci chiama dall'alto».